L'uscita domenicale insella la propria moto in compagnia degli amici, tutti, come lui, amanti delle due ruote, lungo le strade del Trentino. Il ritorno verso casa sulla strada statale 42, quella che allaccia il passo del Tonale a Malé, luogo tra i più suggestivi da percorrere per i suoi scorci. Una curva nel territorio del Bivio che conduce a Cavinazza, all'altezza di Caldes, la moto, una KTM 1290 che perde improvvisamente aderenza, schizzando via ed investendo dapprima un'auto che procedeva in senso opposto e finendo poi la propria traiettoria incastrandosi sotto al guardrail, la scivolata, l'urto violento al suolo. È così che ha perso la vita intorno alle 14.30 di ieri Aldo Bombardieri, 51enne di Villa di Tirano. Aldo, motociclista, lo era da sempre, una passione condivisa tra le moto da trial e quelle da strada, coltivata sin da ragazzo. Per l'uomo che stava rientrando verso la Valtellina percorrendo una delle strade più frequentate dagli amanti delle due ruote, quella che taglia la Val di Sole, le condizioni dopo l'impatto sono da subito apparse gravi e di fatto a nulla sono valsi gli sforzi di rianimare il povero centauro. Aldo Bombardieri lascia la moglie e due figli. Così lo ricorda il sindaco di Villa di Tirano, Franco Marantelli. Era una persona solare, nel senso era allegra, nel senso era almeno anche da chi me lo andava in moto e così, era sempre uno solare, mi piaceva divertirsi e niente, divertirsi nel senso il sabato andavo col trail, la domenica andavo con la moto da strada, divertimento diciamo, ecco, era la sua passione, ecco. Sua passione che purtroppo gli ha costato cara la vita.